Più di 30 anni di lavori, stop and go, ricorsi e controricorsi. È lunga la storia dell'autostazione di Avellino, parte da metà degli anni 80 per arrivare fino ad oggi, a questa mattina, quando alla presenza del governatore De Luca si è tenuto il taglio del nastro. Una inaugurazione a metà, il terminal entrerà effettivamente in funzione tra circa un mese e mezzo, ma si tratta comunque di una giornata storica per il capoluogo, una rivoluzione per la mobilità cittadina e non solo. Come l'autostazione AIR di Grotta, la struttura ospiterà uffici, esercizi commerciali, attività di vario tipo. Ci sono poi un parcheggio interrato, un asilo nido e diverse sale d'attesa. 30 anni per quest'opera. Comunque. Abbiamo lavorato con grande determinazione, abbiamo dovuto fare la rescissione contrattuale, ripartire con l'appalto da zero, ma mi pare che in 2 anni abbiamo raggiunto un risultato davvero straordinario. Quest'opera consentirà di avere collegamenti rapidi nella città di Avellino con tutti i capoluoghi della regione, con le università della regione, con la regione Puglia, Lazio. Avremo qui un piccolo centro commerciale, un asilo nido, soprattutto 221 posti auto di parcheggio interrato che sono al servizio della città. Avremo la videosorveglianza 24 ore su 24. Mi pare che sia davvero un'opera di grandissimo livello e di grandissima utilità per la città di Avellino. Non solo terminal AIR, il governatore annuncia anche un accordo con la Puglia per i ristori ai comuni che forniscono acqua e ancora lotta al caro bollette, sostegno a famiglie e aziende. Presenteremo fra qualche giorno anche i contenuti dell'accordo che abbiamo raggiunto con la Regione Puglia per le forniture idriche da Caposele all'acquedotto pugliese. Per la prima volta dopo decenni avremo un risarcimento anche economico che riverseremo in larga misura sui comuni interessati, quindi stiamo affrontando decisamente i problemi che riguardano il piano idrico della Regione Campania. Dobbiamo diventare assolutamente autonomi per l'acqua sia potabile che per uso agricolo. Stiamo lavorando per chiudere tutti i cantieri. La prossima settimana credo che presenteremo un piano socio-economico come abbiamo fatto 2 anni fa. Di aiuti alle famiglie per le bollette energetiche, di aiuti alle imprese, cercheremo di dare un buono alle famiglie che non ce la fanno per gli asili nido, per l'attività sportiva, cercheremo di bloccare l'aumento delle tariffe idriche su tutta la regione Campania, daremo una mano alle imprese, cercheremo di coprire nella misura del 30-35% l'aumento delle bollette energetiche. Faremo uno sforzo enorme anticipando come sempre le misure che dovrà prendere il governo nazionale. Stiamo cercando veramente di fare l'impossibile per dare una mano alle famiglie e alle aziende. C'è poi un'altra battaglia, quella su una serie di fondi destinati al sud che oggi, dice De Luca, risultano bloccati e che qualcuno, magari dopo il voto, vorrebbe trasferire al nord. Stiamo cercando oggi di fare un'altra battaglia per avere immediatamente i fondi, 22 miliardi di euro, bloccati a livello nazionale e destinati al sud. Stanno lì, possono essere utilizzati. Solo la Regione Campania deve avere 5 miliardi e 600 milioni di euro di fondi sviluppo e coesione. Li hanno bloccati perché qualcuno pensa che dopo il 25 settembre questi soldi li manda al nord anziché al sud.